Dal privé al cocktail house, la nostra Alice Brivio, le notizie di Alfredo Pedulla. Forza Alfredo, perché la gente ci sta chiedendo Juventus, tra poco importanti novità. Cosa vogliamo dire? No, guarda, lo diremo tra poco. Te lo dico adesso. Vai. Te lo dico adesso se vuoi, quando vuoi tu sono pronto. Sei pronto? Allora, se vuoi verificare Juve... le ultime cose ti do sì, ancora pronto, due minuti. No, non verifico nulla perché comunque è una cosa verificata, è una cosa in itinere, è una cosa importante e ci sono conferme su Marcelo. Perché la Juve ci ha provato con forza e ci riproverà con ulteriore forza. Tutto questo all'interno di un discorso, perché la gente potrebbe chiederci, ma com'è possibile che il Real stia, non ti dico smobilitando, ma stia cedendo i pezzi più importanti dell'organico? C'è una spiegazione che appartiene a un discorso che, come per Cristiano Ronaldo, coinvolge Benzema e può coinvolgere anche Marcelo. Noi ricordiamo che Marcelo ha un ingaggio sopra gli 11 milioni a stagione, sotto Cristiano Ronaldo, ex Cristiano Ronaldo, sopra Modric che dovrebbe guadagnare circa 10 milioni e mezzo in compagnia di Kroos, ed ha un contratto che scade nel 2022, quindi sotto questo punto di vista blindatura, ma la blindatura evidentemente c'era anche per Cristiano Ronaldo, che aveva una clausola da 1 miliardo di euro e poi è andato via per 100 milioni più commissioni. Indipendentemente dalla lettera che di addio e alla fine ha scritto ci vediamo presto, che significa e non significa, noi non facciamo il mercato in base ai rumors e ai gossip e ai social e a quello che tu scrivi, la Juve ci ha provato seriamente e ci riproverà con forza. È una situazione legata chiaramente anche ad Alexandro, perché Alexandro per la Juve è in uscita, la Juve non ha apprezzato la situazione dello scorso gennaio quando Alexandro aveva chiesto di essere ceduto, e arriveranno sicuramente smentite di tutti i tipi. Non l'ha accettata perché riteneva non il momento opportuno, e noi a gennaio a un certo punto abbiamo detto Alexandro ha un po' di mal di pancia e ritiene quasi chiuso il suo ciclo alla Juve, ne riparleranno in estate ma sicuramente non a gennaio. Alexandro piace al PSG, piace in Inghilterra, non è incedibile, ripeto e concludo, la Juve ci ha provato e ci riproverà con forza per Marcelo. Poi chiaramente gli incassi devono essere messi a posto, ma è giusto segnalare questa cosa. Capuano, però non sembra più un mercato, sembra davvero un mercato fantascientifico. Ma guarda, io ho imparato nelle ultime settimane che se qualcuno dice la Juve prende Ronaldo bisogna pigliarlo sul serio, se dice la Juve pensa di prendere Marcelo bisogna prenderlo sul serio, e quindi ascolto. Sinceramente io non lo so, cioè mi sembra tanto di rivivere l'estate scorsa del Paris Saint-Germain, cioè cose quasi senza limiti. Non, così a occhio ti direi che non ci sono i parametri perché la Juve faccia questa operazione. Ci sono una serie di incastri, come li chiama Alfredo, che sono complessi. La Juve si è già esposta tanto dal punto di vista finanziario. L'operazione Ronaldo è intelligentissima sul medio termine, ma è molto difficile da supportare per i parametri tradizionali, ad esempio sulla prossima stagione. Su questa stagione aveva già fatto notevoli acquisti Cancelo e tutti gli altri. Se inserisci un uomo da 50 milioni di euro, insomma, in qualche modo poi gli equilibri vanno trovati. Appunto. Altrimenti fra un anno ti trovi in difficoltà. Così io a pelle sì, ma infatti, ti dico che non c'è lo spazio. Però ho imparato in queste settimane che tutto è possibile. Che tutto però è possibile. Queste sono le domande. Sembra che stiamo parlando Ceravolo, poi vado anche dal direttore di Bari. Sembra che stiamo parlando veramente di un fantamercato. E poi ovviamente questi li fanno i colpi. È davvero qualcosa di eccezionale. Una volta che prendi Ronaldo poi puoi prendere davvero tutti, ma però sembra tutto assurdo. Intanto l'operazione Ronaldo fa bene a tutto il sistema italiano, perché lo sappiamo, quindi fa risonanza anche negli altri paesi, perché sai che Marcello è molto amico di Cristiano Ronaldo. Ci sta che magari in un ricambiamento di calciatori la Juventus, se come dice che sta cercando un terzino sinistro, non so se va via perché al momento è coperto, sicuramente potrebbe essere un giocatore che chiederanno, poi da chiedere a essere ceduto è un'altra cosa, ma dobbiamo adesso aspettarci altri colpi, perché secondo me il Napoli stesso, come dice, e l'Inter che ha fatto già un buon mercato, in questo momento vogliono cercare di colmare questo gap che c'è la Juventus, che già era enorme gli altri anni. Con Cristiano Ronaldo mi sembra già una cosa molto difficile che in breve tempo queste società possano, diciamo, avvicinarsi alla Juventus. Per cui io mi aspetto qualche colpo importante dal Napoli e dall'Inter. Napoli e Inter, arrivavano delle notizie, tra poco le stiamo verificando perché vi daremo come sempre tutti in diretta per chi ci segue 23 e 21. Capuano veloce, devo andare dal direttore di Bari. Io, cioè, sì, Alfredo ha voglia di approfondire. La Juve ha già
già fatto acquisti in questa stagione, in questa sessione di mercato, per 150-160 milioni di euro. Se prende Marcelo sfonda i 200. C'è una nuova regola nel fair play finanziario che dice che se tu fai 100 milioni di disavanzo tra quello che prendi e quello che vendi in una finestra di mercato, devi andare dall'UEFA e dimostrare di essere in equilibrio esatto, altrimenti vai immediatamente sotto sanzione. Sì. Alfredo, Alfredo, un secondo soltanto. Alfredo, arriva, un secondo, scusami, Ceravolo, vai. La Juventus c'è pezzi importanti che cederà. E c'è anche il giocatore giovane che è già ceduto. Io dico che la Juventus arriverà sicuramente a colmare questa spesa che ha fatto di Ronaldo a livello di, parliamo di 100 milioni, 105, sì, certo, altre cose, e anzi anche di più, perché veramente è un giocatore che tutti chiedono. E parlo da Higuain, da Dybala, parlo di Rugani, parlo di ecco, i ragazzi giovani. Però come se Cerri, inseriamo Dybala è un conto, se non lo inseriamo un altro, perché poi noi dobbiamo essere coerenti e dire della Juventus quello che abbiamo detto ad esempio di altre situazioni. Cioè oggi io credo che chi vuole comprare Higuain probabilmente non si svenerà, nel senso che la Juve è in condizione di doverlo vendere, a meno che non abbia già fatto tutto. Ma non lo regala sicuramente. No, regalare no, però insomma è come dire, io ho Donnarumma e Reina, devo mettere Donnarumma sul mercato, a questo punto tutti sanno che io devo venderlo. Dybala e poi Pedulla, Dybala, direttore. No, secondo me dietro tutto questo c'è uno studio. Sicuramente ci saranno dei giocatori che usciranno. Qualcuno può approfittare della situazione, ma non penso, anche perché se Higuain ha un costo, sarà rispettato quel costo. Può variare di poco, ma non comunque ci saranno delle uscite e delle entrate. Alfredo, no, io volevo aggiungere, ha ragione Giovanni Capuano a sottolineare questo concetto, però indipendentemente da Higuain tu puoi rientrare in altri modi, e la Juve è già rientrata su alcune cose, è rientrata con Mandragora, è rientrata con Cerri, stiamo parlando poi alla fine di, basta fare due operazioni, sei a 30 milioni, non è, poi rientri con Rugani. E se ti valutano, allora ripetiamo il concetto, la Juve ci ha provato e ci proverà con forza per Marcelo, punto, questo è il senso del discorso, non è che Marcelo sta prendendo un aereo privato per firmare. Io ho avuto questa indiscrezione che ho verificato e ve la lancio così, con grande prudenza e, se mi permette, anche con grande umiltà, perché non sparo mai le cose che non sono in dirittura d'arrivo. Mi risulta che ci proverà, mi risulta che ci proverà, però io faccio anche due calcoli. Voi avete parlato di Higuain, la Juve non è che, siccome è arrivato Cristiano Ronaldo, la Juve dice, beh sai Higuain, se mi dai 35 milioni te lo cedo, lo tiene lì, aspetterà l'occasione, ma poi puoi prendere 40 per Rugani, Alessandro ha sempre avuto degli estimatori, puoi prendere da 40-50 milioni, ti ripeto, tutto questo discorso partirebbe da, non parlo di patto, da un accordo che va tra Florentino, Ronaldo, Benzema, che sta parlando più oggi che negli ultimi 10 anni, che evidentemente è insoddisfatto e vuole andare via, da un tipo di accordo che c'è stato con Florentino. Ma le puoi anche programmare queste eventuali, e sottolineo eventuali, entrate facendo le uscite che ho citato. Ho fatto due nomi, ma potrei aggiungere Mandragora e Cerri che sono andati, sì. Ho aggiunto Rugani, mettiamo dentro il discorso di Piazza, che per la Juve sarà un'operazione da almeno 22-23 milioni con obbligo di riscatto da parte della Fiorentina. Quindi facciamo quattro calcoli, siamo arrivati anche oltre il monte che ti servirebbe per fare un'altra operazione da 50-60 non so quanti milioni, ma l'abbiamo interpretata in questo modo. Tutto chiaro, vi chiedo soltanto di pazientare 30 secondi, super spot e poi continuiamo l'argomento, ma attenzione, Napoli e Inter anche in primo piano, oltre con Luca Cilli, la giornata di casa Milan. 30 secondi, super spot, non di più. Noi siamo andati in super spot, gli ospiti non sono andati in super spot, cosa state dicendo? No, stavamo discutendo. Ragazze, perché silenzio, grazie. Affascinante questo mercato della Juventus. Voglio dire, di Ronaldo oramai si è detto e scritto tutto. E sicuramente sul medio-lungo periodo è una grandissima operazione, non sportiva, stiamo parlando, diciamo, non dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista economico, è l'acceleratore per cui la Juve uscirà da questa esperienza agganciata al treno delle multinazionali, Bayern, Real, eccetera. Poi dopo c'è l'equilibrio da trovare nell'immediato, perché tu i ricavi però commerciali, Alfredo ti ha spiegato, nomi alla mano e numeri alla mano, che si può fare, si potrebbe fare. È affascinante, è ovvio che se la Juve è in mano dei dossier sta studiando tutto, è affascinante perché sta aprendo comunque una nuova strada che io mi auguro, da giornalista osservatore del calcio italiano, ma da magari tifosi da in generale della Serie A, 3-4 anni qualcun altro, io non dico tutti, ma magari qualcun altro che ha i soldi, ha un progetto, sta uscendo, a me viene in mente l'Inter di Suninga ad esempio, da una certa situazione può poi provare
però la Juve sono grandi professionisti, Presidente. Anche dietro la scrivania non sono in campo, quindi credo che dal punto di vista economico-finanziario sarà stata valutata attentamente questa operazione, verrà valutata anche non quella di Marcello, sprovveduti. E sicuramente non incorreranno nelle sanzioni UEFA. Io credo peraltro che siano un treno importante, perché bisognerebbe chiedere a Pedullà, ma io credo che da almeno 10-15 anni in Italia non vediamo un top player, cioè top player ma questo è vero, è il top top, ecco, stiamo parlando del migliore al mondo, sono e questo così dall'altro Ronaldo, però ecco, questo prima a questo livello sì, ma questo arriva con però... i palloni d'oro, sì, arriva più con palloni d'oro che con valigie, ragazzi, però la Juventus anni fa sai, ha avuto un percorso abbastanza difficile, è arrivato adesso a questo punto che in Europa è tra le migliori in assoluto, sì. Per cui colmando questo gap con le squadre europee, la Juventus adesso non è che guarda soltanto Cristiano Ronaldo oppure Marcello, ma guarda pure Milinkovic della Lazio, oppure altri giocatori però del mondo. Finiscono attenzione, ma scusa, ma guarda tutti i giocatori importanti, perché è giusto guardare i giocatori importanti, no, per giusto, capire giusto. Però io adesso non ho coraggio, Franco, che di dici? Andare da Pedullà e dire chi prende l'Inter e il Napoli, perché se tu mi parli Marcello, Milinkovic, Savic, questi hanno preso Cristiano Ronaldo, l'Inter adesso ho capito, ma io devo andare da Pedullà. Alfredo ha detto tra poco vi parleremo di Inter e Napoli, ma queste due grandi società, ma tra virgolette adesso queste povere società nei confronti della Juventus, che per vincere il campionato cosa devono fare? Però Michele, tu ricordi che per arrivare a Ronaldo bisogna passare da Vucinic, cioè la Juve non è arrivata a Ronaldo nel 2012, la Juve è arrivata a Ronaldo nel 2018 con un percorso di crescita. Prima c'è l'interesse del campionato Vucinic di quest'anno e quello del prossimo, di Bari, e poi vado da Pedullà. Una cosa che, se non mi sbaglio, 5 anni fa proprio Agnelli disse, sì, un giorno, 5 anni staremo nella condizione di poter fare un grosso movimento, il massimo. Ma è chiaro, sono arrivato oggi se lo può permettere, perché forse la Juve a livello di ritorno economico, ma è l'unica società in Europa oggi che si può permettere un acquisto come Ronaldo, certo, oggi certo. È l'unica società in Europa. Alfredo, adesso io vergogna, ma te lo devo chiedere, dopo questo che stiamo sentendo sulla Juventus, no, chi prende l'Inter e chi prende Messi, il Napoli? Messi e Neymar, di che parliamo? Ma sembra davvero una puntata non di mercato, cioè, quest'estate non sembra il calciomercato su Sport Italia, se avessi saputo, un fantamercato che stiamo facendo tra amici.